Nuova puntata di Chef in Cucina, anche oggi vi saluto da Vezzano, da Mamma Rossa, insieme ai nostri chef franco-francesi. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. E al nostro Francesco D'Alessandro. Ciao Jennifer, buongiorno. Anche oggi faremo delle grandi ricette abruzzesi, ovviamente con i consigli dei nostri chef. E visto che il nostro Francesco parla poco, Facciamo fare tutto a lui oggi. Oggi devi parlare tu, noi ci mettiamo qui e guardiamo. Ok, che cosa prepari oggi? Oggi prepariamo un capocollo di maiale nero, sì, con del cavolo cappuccio e una spuma di patate. Ah, bene, perfetto. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Di capocollo di maiale, cavolo cappuccio rosso, dei germogli, olio e patate, che abbiamo fatto una crema con crema di latte, patate, sale e olio, messa nel sifone. Perfetto, poi andremo a fare una spuma. Esatto, una spuma di patate. Il cavolo in che modo l'abbiamo trattato? Il cavolo l'abbiamo tagliato a julienne, okay, messo in padella con filo d'olio, sì, cotto per 3-4 minuti. Poi abbiamo sfumato con dell'aceto per ridargli una tonalità quindi bella accesa. E infatti è bellissimo il colore. Sì, perché abbiamo detto che l'acidità accentua le tonalità del rosso. Ok. E quindi tiriamo fuori questa tonalità veramente viola. Bellissima, bellissima. Molto femminile, da sottolineo. Un po' come era per il radicchio. Sì, esatto. Belli questi colori. A me, i piatti, secondo me, vabbè, noi lo diciamo sempre, i piatti oltre che buoni devono essere anche belli. Prima buoni, poi belli. Se sono buoni e belli allo stesso livello, ancora meglio. Si mangia anche con gli occhi. Esatto, si mangia anche con gli occhi. E poi devo dire che la cromoterapia, cioè, ha un suo perché, nel senso che anche vedere il colore nel piatto comunque ti trasmette determinate tipologie di sensazioni, quindi ti prepara in qualche modo al pasto, secondo me, ti invoglia, quindi è importante anche questo. E allora, iniziamo? Sì, allora prendiamo il capocollo di maiale che è stato cotto a 160 gradi per 3 ore circa al forno, quindi un capocollo di maiale intero. 3 ore? Più o meno 3 ore. Poi abbiamo preso la parte centrale, quindi del capocollo. Sì. Abbiamo dato una forma abbastanza regolare. Regolare, ok. Quindi una padella calda, mettiamo un filo d'olio. Ok. E lo andiamo a rosolare. Questo ovviamente è già cotto, giusto Franco? Quindi sì, praticamente... abbiamo detto che fa queste 3 ore di cottura in forno a temperatura non molto alta, 350-160 gradi, quindi c'è già questa, diciamo, questa cottura iniziale. Dopodiché c'è la finitura. Ok, quindi dobbiamo far fare semplicemente quella bella crosticina che ci piace esattamente tanto. E infatti questo piatto si chiama croccante di maiale, perché c'è proprio la parte esterna che è croccantissima. Vogliamo spendere due parole sul maialino nero, che è veramente un prodotto eccellente. Sì, d'Abruzzo. Infatti so che parecchi artigiani, allevatori stanno cominciando a riallevare questi maiali, sì, e per fortuna. Per fortuna, sì, veramente. E devo dire, uno di questi è stato forse anche un pioniere in questo senso, è il grande Peppino Tinari, che saluto, sì, carissimo amico. Ciao, che Peppino. Che fa anche questo lavoro e ha questo allevamento di maialino nero ed è veramente bravissimo, ma bravissimo proprio non solo come chef, saluto anche la sua famiglia, Arcangelo, Pascal, al servizio, ma devo dire che è proprio una splendida persona, proprio a livello, un bel profilo umano, perché poi io dico sempre, la cosa bella è del nostro lavoro, ma un po' della vita in generale, no? E quando comunque si incontrano, oltre che grandi professionisti, dei grandi profili umani. Anche tu sei tra questi, Franco, secondo grazie me. Tanti, davvero. Tanti. Perché grazie, comunque grazie. Io penso sempre che, sai, magari la professionalità si può imparare, perché non tutti possiamo saper fare tutto, o comunque magari iniziamo a fare qualcosa e dobbiamo crescere in quel senso, no? Però poi il profilo umano, insomma, è una cosa innata, ci si nasce in un certo modo, quindi è importante questa cosa. Meglio magari essere, avere qualcosa da imparare dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Umano, è vero, sì, sì. Verissimo. Guarda che bella crosta nel frattempo, sembra proprio la porchetta. Quindi andiamo a rosolare tutti quanti i lati. Sì, bellissimo. Nel frattempo in un'altra padella. Sì. Il consiglio, Francesco, adesso vi farà vedere perché e come. Il consiglio è, quando mettete una carne o anche sulla graticola o su una padella molto calda, di non muoverla finché non avrà creato quella crosticina. Perché altrimenti la crosta si perde. Se la muovete prima, la carne si strappa e tira fuori il liquido, mentre così si chiude, si caramella, si cicatrizza, va bene. Vedete, adesso si muove adesso senza... Si sposta, ok.
No, altrimenti succede anche un'altra cosa, secondo me, che praticamente staccandosi, che la crosta che ha formato, che non è ancora asciutta bene, rimane sul fondo, brucia, fa un massacro. Esatto. Detto proprio in maniera così maccheronica, perché a me succede spesso. Mi è successo ultimamente, quando facevo, era una specie di pollo con un po' di farina sopra, no, per fargli fare le crosticine, perché a miei figli piace molto fatto così. Praticamente sono andata a girarlo prima del tempo, tutta la crosta attaccata sul fondo, diventata, insomma, comunque l'ho recuperato, però ecco, succede. Quindi adesso che mi hai detto questa cosa, ho detto, cavoli, bisogna aspettare il tempo giusto. Quindi un'altra padella, sempre con filo d'olio, andiamo a ripassare il nostro cavolo rosso. Proprio velocemente, per non far perdere il colore. Quindi proprio una saltata veloce, più per scaldarlo che non per altro. Insomma. Padella ampia, basta allargarlo, in pochi secondi sarà già caldo. Ed è così che abbiamo tutto pronto. Abbiamo tutto pronto. Voilà! Lasciamo asciugare un attimino il capocollo di maiale. Che bello! Quindi praticamente si può dire che siamo pronti, sì, per l'impiantamento. Perfetto. Arriviamo di sale. Ok. Siamo generosi. E qua entra in gioco il sifone, questa macchina infernale, insomma, che non è altro che un sifone da selsa adattato con una capsula per fare spuma. La crema. Ma questo poi devo dire che ormai si trova ovunque. Sì, ma tanti nostri amici telespettatori ce l'hanno, perché il livello si è alzato veramente tanto anche a casa, grazie anche soprattutto a trasmissioni come la nostra, certo, al fatto che se ne parla, che ci sono tanti format dedicati. Bellissimo. Che insomma le nostre casalinghe si attrezzano, ma che pensiamo? Queste sono brave, più brave di noi, veramente, sono brave, brave, brave. Cavolo sopra. Che bello! Ma quanto è bello! Che eleganza! Finiamo con dei germogli. Bellissimo, proprio bello da vedere, colori primaverili, invitanti. Infatti questi germogli danno questa tonalità proprio primaverile, sì, sia per quanto riguarda il colore, ma sia per quanto riguarda la freschezza nel consumo. Guarda, mi sembra quasi una, come dire, una fioriera, no? Vista proprio, sì, così. Sì, è vero. Dà proprio quella sensazione, proprio bello, bello da vedere. Ecco, l'importanza proprio di vedere un bel piatto. Per me è importante. Poi devo dire che veramente a volte con piccole accortezze si riescono a creare piatti veramente molto belli. Basta, ecco, magari rifilare la carne, dare la giusta forma, mettere quell'attenzione in più che veramente vale la pena per il risultato. Il resto non va sprecato, perché lo utilizziamo per un piccolo, certo, ragù, per qualche altra cosa. Qualsiasi altra cosa, come uno spezzatino, come ci pare, insomma. Grazie Franco. Grazie Jennifer. Grazie, grazie Jennifer. A te Francesco, grazie a voi come sempre per essere stati insieme a noi. Noi vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo, per celebrare insieme a voi le meraviglie enogastronomiche del nostro Abruzzo. Ci vediamo domani. Grazie. Grazie. I legumi sono ricchi di lisina, un aminoacido importante nell'avere alto livello delle difese immunitarie, nell'avere la pelle e le unghie belle. Ma lì mancano altri due aminoacidi essenziali che stanno nei cereali. Collegamento di legumi con i cereali è un misto perfetto di dare al nostro corpo tutto quello di cui ha bisogno.